Ciao, sono Leonardo, viva l'orto che ci mantiene giovani. In questo video la coltivazione dei fagiolini. Ed ora tutte le fasi della coltivazione, dalla preparazione del terreno, dalla semina, fino alla raccolta del seme. Iniziamo con la preparazione del terreno che è avvenuta mediante aratura, estirpatura e fresatura. Siamo il 27 aprile, la prima semina dei fagiolini io di solito la faccio fra il 20 aprile e il 10 maggio. Qua ho messo il filo per fare l'allineamento a 130 cm dall'ultima fila di carote, provvedo a fare le buchette a 50-60 cm di distanza fra loro. In caso di più file di fagiolini o altri legumi, la distanza tra le file che consiglio è sui 100-120 cm, questo per permettere il passaggio per la raccolta a piante adulte, a piante cresciute. Qua faccio vedere come, secondo me, è il modo migliore per fare la buchetta. Fare quel movimento lì con la zappa in modo che la base della buchetta sia più ampia, in modo che i semi non si ammucchiano quando si mettono giù nella buchetta. Qua metto i semi nelle buchette, 10-15 semi a buchetta. Siccome ce n'è qualcuno un po' piccolo, un po' bucato, ne metto qualcuno in più. Ecco qua, faccio vedere da vicino le buchette, eccoli qua, con il lato della zappa do un po' di terra e do una piccola battuta sopra, ecco. E possiamo dire che la semina è completata. Qua siamo al 5 maggio, ecco, i semi stanno germinando. Ecco, che si vedono. Ecco, qua siamo al 10 maggio, i fagiolini fanno fila, adesso io provvedo con la fresa a passare per togliere le erbe spontanee. Ecco, qua siamo al 6 giugno, le piante sono più cresciute, 19 giugno ancora più cresciute, ecco, e qua sono in fioritura. Sono in fioritura, ecco qua ci sono i piccoli già fagiolini che hanno allegato, eccoli. Qua incomincio con l'irrigazione, diciamo che dal 22 giugno al 5 settembre faccio 8 irrigazioni, ovviamente più l'acqua della pioggia, quando ha piovuto. 25 giugno, ecco qua incomincio la raccolta. Le piante sono molto, ecco, molto portano molti fagiolini. Ecco, qua siamo il 4 luglio, le piante sono in piena produzione. Ecco, qua faccio vedere, ecco, i fagiolini. L'11 luglio, qua faccio la seconda semina dei fagiolini. A questo proposito bisogna fare in modo di non far coincidere la fioritura con il caldo d'agosto, con il pieno caldo, perché altrimenti a me è successo che i fagiolini rimangono con i fiori anche per 20 giorni ma poi non legano con loro. Qua siamo al 14 luglio, ancora le piante sono in produzione. . 30 luglio ancora raccolgo fagiolini. . 20 agosto qua c'è un po' la fase discendente delle piante. Ci sono fagiolini ma incominciano a diminuire. Queste invece sono le piante della seconda semina di fagiolini. Qui ci sono i fiori,
Ecco, questi altri fagiolini, sempre seconda semina. Qua siamo al 28 agosto, ormai i fagiolini sono in esaurimento. Qui faccio vedere i fagiolini che non ho raccolto fin dall'inizio, che uso per il seme. Ecco, qua in mezzo alle due semine di carote c'erano i fagiolini che ho fresato e ho messo la cima di rapa a spaglio, ho fatto una semina diretta a spaglio ed è una ottima rotazione perché dopo una leguminosa c'è una crucifera come la cima di rapa. Qua siamo al 20 ottobre, questi sono i fagiolini della seconda semina, nonostante siamo al 20 ottobre ancora raccolgo i fagiolini. Qua siamo il 28 novembre, i fagiolini che mi servono per il seme li ho raccolti e li ho fatti seccare. Ecco, adesso siamo al 21 febbraio e procedo alla loro trebbiatura mediante l'automobile. Ho messo un telo, ho messo in uno stato sottile ed ecco l'automobile, faccio la trebbiatura. Diversi passaggi sopra in modo da trebbiarli. Qua sono passato con l'automobile e sotto ai legumi, i baccelli spezzati, sotto c'è il seme. Ecco tutto il seme sotto. Poi mediante una cassetta con un setaccio sopra, con una grata, passo tutto quanto a questa ramaglia con i fagioli dentro. Ecco, qui è lo scarto e in quest'altra cassetta c'è i fagioli con altro scarto, con altro paglie, eccetera. Mediante un setaccio cerco di eliminare più possibile le ramaglie, insomma lo scarto. Ecco, adesso con una mano, c'ho una mano la videocamera e un'altra, ecco, per far vedere. Ecco, setaccio, sotto va a finire l'impurità che butto via, mi metto nel compost. Ecco. Queste vanno nel compost e queste invece sono i fagioli, i semi con le altre impurità. Sempre il 21 febbraio, fortunatamente era una giornata ventosa e con il vento separo le paglie dai semi. Ecco, qui è il risultato finale, i semi, che anche se non sono spulitissimi vanno più che bene per la semina che faccio io. Qua provvedo a metterli sotto vuoto. E in questo modo si mantengono più a lungo, anche 6-7 anni. Va bene che io le consumo prima, comunque si mantengono più a lungo mettendoli sottovuoto con una comunissima macchina per sottovuoto. E qui sono tutti quanti i fagiolini che ho messo sottovuoto. E il ciclo ricomincia, io vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace a questo video, a fare domande e commenti e per finire, viva l'orto che ci mantiene giovani!